Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cabras. Gli emendamenti presentati dai colleghi deputati di Forza Italia, Pitalis e Cappellacci, hanno implicazioni che vanno oltre la portata della conversione del decreto legge numero 44 del 9 maggio 2018. A una misura tampone decisa da un altro governo, che riguarda i lavoratori del polo dell'alluminio del Sulcis Iglesiente, i colleghi connettono misure che vorrebbero andare in direzione di una risoluzione di un problema di politica economica delle zone interne della Sardegna, ossia l'area di Ottana e della Sardegna centrale. Solo che uno dei più grandi fallimenti delle classi dirigenti della Sardegna e della Repubblica italiana, ossia l'industrializzazione di Ottana, non può essere risolto con l'aggiustamento di un decreto del governo Gentiloni dedicato a un altro argomento. Dovremmo adoperare misure rapide, ma dovranno essere adottate con interventi ad hoc all'interno di una nuova politica economica e industriale dedicata alle zone interne della Sardegna. Nei tavoli di crisi ci saremo, ma con una proposta organica, non improvvisata, con coperture più adeguate. Noi 5 Stelle siamo stati presenti a Ottana in tutti i tavoli, della crisi, ad esempio quelli degli incontri che avevano a che fare con l'amianto, perché è la storia anche di un inquinamento, disastroso, quello di Ottana. Non abbiamo visto esponenti di altre forze politiche. Noi, siamo stati presenti e continueremo a esserlo e lo faremo con misure che saranno non improvvisate. Saremo presenti a tutti i tavoli, non abbandoniamo le zone interne, ma non vogliamo neanche una speculazione su, fatti che dovrebbero misurarsi in altri modi.